L'ultima settimana di aprile porta con sé l'attesa per la decisione sull'obbligo di mascherina al chiuso. Contrariamente a quanto previsto dal decreto in vigore, infatti, che dal 1° maggio lo cancella ovunque, tranne che nelle strutture sanitarie e nell'RSA, il governo potrebbe decidere di prolungarne l'utilizzo almeno per i luoghi più a rischio, quelli più affollati e senza distanziamento, come cinema, teatri, palazzetti dello sport e mezzi pubblici. La riunione della cabina di regia è prevista entro le prossime 48 ore in vista del Consiglio dei Ministri programmato per la fine della settimana. L'ipotesi è prolungare l'obbligo almeno per un altro mese, quindi fino alla fine di giugno. La decisione verrà presa in base all'andamento dei dati dei prossimi giorni. I numeri della pandemia sono in lievissima flessione, ma la media resta sui 50.000 nuovi casi al giorno. Se il coronavirus sarà ancora troppo diffuso tra la popolazione, per quanto gli ingressi negli ospedali non destino alcuna preoccupazione, prevarrà il principio di cautela e l'obbligo rimarrà. Sul tavolo anche la possibilità per le singole aziende o luoghi di lavoro di decidere in autonomia se mantenere l'obbligo almeno di mascherina chirurgica, un'ipotesi che potrebbe riguardare anche negozi e centri commerciali.